Buongiorno amici belli, oggi abbiamo un obiettivo ben chiaro, dobbiamo regalare un nuovo iPhone alla mia ragazza. Quanto è bella Roma, cioè per carità, belle anche le altre città d'Italia, ci mancherebbe altro, ma Roma è Roma, non prendiamoci in giro. Comunque, sono arrivato sul luogo del delitto, adesso vediamo se gli amici di Trend Device hanno un qualche prodotto adeguato per fare questo regalo alla mia ragazza. Ve lo dico, li trovate in via Barberini 1 a Roma e adesso andiamo dentro e vediamo se troviamo qualcosa. Io sono sicuro di sì. Ciao! Ciao, allora guarda, volevo prendere un nuovo iPhone. Ok. 13 o 13 Pro? Allora, ho preso un po' di 13 e 13 Pro. Ok. Ti faccio vedere, innanzitutto l'azzurro sera non me la vedi. Ok, quindi in negozio si possono anche aprire, cioè nel senso? Sì, la cosa bella del negozio ovviamente è che io ti apro proprio il dispositivo che tu mi hai chiesto. Ok, perfetto. Eventualmente puoi andare ad acquistare. Quindi questo è l'azzurro sierra. Ok, posso? Bravo, questo qua è un grado A. Ok. Ok. Come vedi, grado A per noi significa che riporta qualche segnetto di usura, però ti dico anche che la maggior parte dei miei clienti non riesce a distinguere un grado A da un grado A più. Ti ho preso un grado A più, okay, che però è un argento. Beh, in realtà ti dico, cioè anche là il grado A è praticamente nuovo. Senti, invece 13 hai qualcosa? 13 ti ho preso invece un grado A e un grado B. Certo, se becchi un grado B secondo me esteticamente non troppo vissuto. Allora, ci sono gradi B molto fortunati. Il rapporto qualità prezzo inizia a essere interessante sicuramente. Sì. Ovviamente il funzionamento come per tutti i gradi indipendentemente. Super garantito. Super garantito. Però immagino, ecco, per dire, cioè questo in questo caso è un grado B con schermo più vissuto ma retro fondamentalmente perfetto. Cioè esatto. Potrebbe capitare anche quasi il contrario. In quel caso magari lo consiglierei. Ci butti su una cover. Ci metti una cover. E amen, sì. Ok. Però se vuoi te lo faccio vedere acceso così vedi. Ah, perché si possono pure accendere volendo. Sì, però accendo figo. Soprattutto io tendenzialmente i gradi B e i gradi C li accendo sempre perché così si vede bene il graffio. Ok, guarda, ti dico la verità, in realtà ero più propenso sul 13 Pro. Guarda, se mi puoi accendere 13 Pro a questo punto, sì, allora possiamo controllare anche il grado batteria. Cioè me lo puoi accendere o me lo puoi configurare nel caso? Sì, te lo configuro velocemente e lo vedi, te lo faccio vedere nel tuo funzionamento. Ok, perfetto. Allora, te l'ho configurato. Ok, quindi velocissimo. 98. Questo è il grado A. Ok, il grado A 98%. È indipendente. Perfetto. No, certo. Ci sono tantissimi gradi C ancora con le batterie al 100%, come ci sono tantissimi gradi A ancora con le batterie. Certo, certo, certo. Un po' meno fortunate, però sì, ti ripeto, i 13 è molto molto raro. Eh no, beh, è chiaro. Ma nel caso eventualmente trasferimento dati lo fate direttamente in negozio? Sì, è un servizio che noi offriamo in negozio. Ok, per la garanzia invece come funziona? Allora, la garanzia è inclusa con l'acquisto di ogni dispositivo e dura un anno. Ok. Sono compresi tutti i malfunzionamenti, okay, hardware e software, ma sono esclusi tutti i danni accidentali. Beh, chiaro. Per quanto riguarda i pagamenti invece? Allora, pagamento abbiamo diversi metodi, uno di quelli più usati dai nostri clienti ovviamente è Scala Pay. Ok, che... la divisione a rate. Esatto, sono di fatto sono tre rate senza interessi. E un'altra cosa volevo chiederti, sul sito io ho visto che c'è la possibilità anche di vendere i telefoni e fare la permuta e quant'altro. Sì. Si può fare pure in negozio? Si può fare anche in negozio e talvolta la permuta può risultare anche più comoda perché ovviamente io lo so. Diciamo, qual è il discorso della permuta? Il corrispettivo che sono i dati in bonifico, okay, te lo faccio tutto qua di sconto. Ok, te lo sconto, ma certo, te lo scalo semplicemente dall'acquisto. Quindi ci vuole tanto tempo a farlo? No, ci vogliono. Senti, io ho pure un iPhone 11 nel caso. Fammelo mi vedere. Puoi dire più o meno quanto vale? Certo. O allora, okay, ti faccio vedere la prima cosa che noi facciamo, ovviamente banalmente una valutazione estetica. Ok. Quindi me lo guardo un attimo, vedo che appunto c'è qualche graffietto, sì, qualche cosa. Tu tra l'altro hai lo schermo, ovviamente io non te lo rimuovo. Ok, il problema di schermo. Tendenzialmente io lo devo rimuovere perché devo controllare anche se ci dovessero essere i graffi là. Okay, ok, ok. Ora non lo facciamo perché... Sì, ipotizziamo magari, okay, esatto. Vai, sbloccamelo un secondo. Vai. Guarda, questo per me equivale a una normale usura, come se fosse un grado A, ok? Qua allora ti dico se la batteria non è stata cambiata, quindi la tua originale o è stata pagata con un originale Apple, come vendita per me potrebbero essere 240 con bonifico in 7
giorni. Ok. Eventualmente come parametro sono 2,60. Ah, ammazza. Perché okay. Potrebbe essere questo? Perché io ancora non ho fatto i test di valutazione. È possibile sia fare comunque a credito su conto oppure appunto esatto, fare lo sconto in negozio. Sì. Ok, perfetto. Io penso di avere una situazione anche abbastanza chiara. Mi è rimasto tanto da scegliere il modello e poi proseguiamo. Guarda, senti, l'accettazione con Scalapay è immediata, nel caso devo aspettare che accettano? Guarda, ci voglio una decina di minuti. Ah, vabbè, immediata praticamente. Sì, perché dobbiamo fare giusto la registrazione, okay. Soprattutto se tu non l'hai mai utilizzato prima. Ok, però... certo, ma se faccio la permuta, comunque Scalapay posso farlo lo stesso? Sì, cioè, quindi posso utilizzare la permuta più il pagamento ratizzato a tasso zero? Esatto, perché ti instalo, cioè ovviamente quello che tu vai a utilizzare è la differenza. Capisco un attimino e valutiamo, ok? Figurati. Grazie mille. Nel frattempo te lo do, mentre sì. Consideri di la scelta? Yes, ok, grazie mille. Figurati. Ok, è stata lunga, ma alla fine ho scelto il modello, quindi adesso dobbiamo andare avanti e strutturare questo regalo al meglio, perché non è che mi posso presentare con la bustina così, non mi sembra il caso. Missione incartamento regali, perché i regali vanno incartati sempre. Direi bustina gialla, coccardina rosa, dai, ci sta. Per non farci parla dietro, prendiamo pure la carta, così almeno facciamo un figurone. Ok, spesa fatta, ma tra le altre cose mi sono reso conto che non vi ho ancora fatto vedere il telefono. Io ovviamente l'ho visto, la scatola è aperta, ma la risposta definitiva ce la darà soltanto la mia ragazza. Ma adesso voglio fare vedere il telefono anche a voi. Questa è la box di vendita, viene ovviamente venduta con i sigilli chiusi, ma io li ho aperti per controllare il telefono. Tutta in carta, ovviamente, anche la protezione qua per il telefono è in carta. E ecco il nostro iPhone 13 Pro. Adesso andiamo a spulciarcelo insieme. Non voglio spoilerarvi subito il colore. Guardiamo lo schermo, mi sembra veramente al top. Quelli che vedete sono dei pelucchi di polvere. C'è giusto un micro graffiettino qui. Non so se riuscite a vederlo contro luce, ma va benissimo. E la colorazione è il Sierra Blu. Il retro è veramente impeccabile, non ha un graffio né sulla mela né sulle fotocamere, il frame è perfetto, a parte qualche mia ditata, ma per il resto è veramente veramente perfetto. Dopo, quando la mia ragazza lo scarterà, lo accenderà, lo configureremo e faremo anche un primo test funzionale. Pacchettino, eh? Che pacchettino che abbiamo tirato fuori. Ho sprecato una quantità di carta incredibile, però vabbè, amen. Guarda che risultato pazzesco che abbiamo ottenuto, eh? Mica male. Ok, raga, adesso posizioniamo un'altra telecamera qui, giusto per stare sicuri, perché per queste cose buona la prima è sempre meglio avere una camera di sicurezza. Almeno non abbiamo problemi di niente, perché adesso arriva la mia ragazza e gli diamo l'iPhone. Apri? Ho paura. Dai, apri, che paura. Mica una bomba. È incartato. Ho fatto un pacchetto. Wow. Clamoroso. Mi rendi così fiero di te. Quasi. Doppio incarto. Perché ti piace scartare, quindi doppio incarto. Anche con la cucina. Certo. Che cos'è? Vai. Apri. Oddio, non lo so, non ci riesco. Mi sei bloccato. Dai, apri, sì. Finito le parole? Non ho capito ancora che cos'è. Oh, è arrivato! Guarda, ce l'ho trovato! Un giorno è arrivato! Mi sono trovato! Oh, mi che bello! C'ha questo colore spettacolare! Fai vedere qua. Vabbè, quindi sorpresa riuscita, adesso lo configuriamo e poi vediamo se funziona, speriamo di sì. 2 hours later. Allora, che dici di questo telefono? Bello. È la prima volta che lei utilizza un iPhone ricondizionato. Esteticamente, che dici? Come va? Bellissimo.
non ha nessun difetto, niente. Ok, quindi sembra praticamente nuovo. E questo praticamente non è nemmeno il grado più alto che ha Trend Device. Questo è un grado A, ma c'è fino al grado A+, ovviamente costa un pochettino di più. Io non li consiglio perché a quel punto andate sul nuovo. Però comunque un grado A o B vi fanno risparmiare anche un po' di soldi, che male non fa. In più, se vuoi risparmiare un altro po', c'è il codice sconto CROCCO10, il link per provare Trend Device lo trovate in descrizione. Sicuramente noi continueremo a testare questo iPhone 13 Pro e arriveranno vari aggiornamenti, quindi se volete sapere come va veramente nell'utilizzo quotidiano un iPhone ricondizionato, vi iscrivete, mi seguite su Instagram e poi saprete tutto.